Attendiamo livelli importanti questa volta. Nel corso delle prossime ore della giornata e di domani anche capiremo meglio di che quantitativi stiamo parlando. Le famiglie che vivono nell'area golenale della Pantana sono già state avvisate. Due settimane fa il comune ha portato loro 4 bancali di sabbia. La paura l'hanno vista in faccia con l'alluvione del 2010. 1 milione di danni in tutto, solo in quest'area golenale. Quella che sta scendendo da giorni a Padova avrebbe dovuto essere neve, ma le temperature non sono abbastanza basse. Oggi, al secondo giorno di pioggia, la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di allarme. Ecco, ci tengo a dirlo, giustamente, la città di Padova non corre rischi. Perché dal punto di vista idraulico abbiamo un assetto che ci consente di reggere questi quantitativi d'acqua come è successo in passato. L'unica preoccupazione che abbiamo è per queste case qui. L'assessore Michalizzi sta monitorando il fiume da questa mattina. La piena è attesa per domani, ma ci vorranno più di 7 ore perché da Vicenza l'acqua arrivi a Padova. Tra Vicenza e Padova abbiamo dalle 6, 8, 10 ore a seconda perché poi passi per Padova, quindi c'è tutto il tempo ancora per capire bene il fenomeno. Vicenza nel 2010 segnò 6 cm e 18, ore interminabili quelle con i bollettini che di ora in ora forniva la Protezione Civile. Sul sito bachiglione.it, creato ad hoc, si possono controllare i livelli dei fiumi anche da casa, monitorati dalle webcam del comune. E l'atteggiamento sarà quello di massima vicinanza per le abitazioni, le famiglie, gli impianti sportivi che stanno in questa zona.